A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, da Maurizio Monti che vi parla della redazione di Traders Magazine Italia. Il webinar di questa sera è una sfida importante del trading. Abbiamo voluto impostare come la sfida per superare Fibonacci ed Elliott in un colpo solo. Una sfida probabilmente difficile da vincere, ma ce la metteremo tutta per capire come fare. Abbiamo un ospite che ho veramente ospito in questi contenuti di webinar di Traders Magazine Italia con grande soddisfazione e con grande orgoglio. Sto parlando di Francesco Lamanna, che ha diretto una delle testate più prestigiose del mondo. La filiale italiana di una delle testate più prestigiose del mondo, precisamente di investing.com. Investing.com è un portale a livello mondiale e Francesco, il nostro ospite di questa sera, ha diretto la filiale italiana per ben 7 anni, portandola, fra l'altro, moltiplicandone, vorrei dire, il successo. Onore al merito quindi di un grande conoscitore, di un grande analista dei mercati finanziari, che ha inventato un metodo assolutamente originale per fare trading. Vi dico subito, stasera noi parleremo della filosofia con cui è nato questo metodo, parleremo di come questo metodo ha avuto le sue origini, anche qualche cenno ai risultati che può dare con qualche esempio concreto di operazioni possibili, che, di cui Francesco ci parlerà. O operazioni che sono state poi effettivamente fatte nel recente passato, grazie a questa metodologia, e daremo poi ai partecipanti che lo vorranno una possibilità di poter in qualche modo indagare meglio questo metodo vedendolo utilizzato in diretta direttamente da Francesco Lamanna all'interno di un canale Telegram che Traders Magazine Italia ha appositamente predisposto per questa ragione. Lo vedremo poi nel corso dell'esposizione, unitamente ad una presentazione di una grande innovazione, di una grande novità che annunciamo su Traders Cup, ed è il servizio che gestiamo insieme con Francesco Lamanna, servizio EpiFib. Di cui viene lanciato in questo webinar la prima campagna di abbonamenti. EpiFib è un sistema che traga il FTSE MIB a livello indice, a livello future, mini future o CFD, quindi qualsiasi tipo di operatività volete sul FTSE MIB, perché avete i CFD che hanno come sottostante il future piuttosto che l'indice, o se utilizzate il future grande da 5 euro a punto, piuttosto che quello piccolino che ha un grandissimo pubblico, quello da 1 euro a punto, quindi mini future, il servizio è dedicato a voi, è dedicato a tutti coloro che chiamano ancora il FTSE MIB FIB, come amo chiamarlo io, perché il FIB è una grande tradizione del trading italiano e lo rimarrà per sempre. Il London Stock Exchange può averci costretto a questo nome molto più pomposo, molto più imponente che è il FTSE MIB, ma a noi, per noi, continua a essere il vecchio, indimenticabile, indistruttibile FIB. Tradare il FIB è una tradizione della borsa italiana, dei trader italiani. Su Traders Cup, per la prima volta, un servizio che, grazie a Francesco Lamanna, permetterà ai trader italiani di avere una guida sicura basata su un metodo di grande eccellenza. Il metodo è stato validato dall'Istituto Svizzero della Borsa, che ho l'onore di dirigere, dopo un'accurata analisi effettuata con Francesco Lamanna, sia su dati storici del passato,
sia sull'analisi della metodologia. La metodologia, ovviamente, come tutte le metodologie di trading, richiede applicazione e costanza. Non siamo qui a vendere formule magiche, come sapete. Applicazione e costanza significa che è un qualche cosa che è dedicato a tutti coloro che desiderano impegnarsi a fare del trading un'attività importante nell'ambito della propria vita professionale. Vedremo i dettagli di queste due operazioni, l'apertura di questo canale Telegram gestito da Traders Magazine Italia, grazie alla collaborazione con Francesco Lamanna, che metterà a disposizione del pubblico che vorrà usufruire di questo servizio al trading in diretta, day by day delle operazioni fatte da Francesco come trader professionista, e unitamente a EpiFib, che è il nuovo servizio offerto da Traders Cup per tutti coloro che amano il FIB e amano tradare il FTSE MIB italiano in qualsiasi forma, con i CFD piuttosto che con i future. Vedo che Francesco è già collegato con noi. Francesco, ti passo il controllo del video con il tuo permesso. Bene, grazie. Se vuoi confermare, Ecco, perfetto. dovreste vedere già il mio monitor. A te la parola, Francesco, grazie di essere venuto Bene, con noi, anzitutto. grazie a te Maurizio della eccellente presentazione e una buona serata a tutti coloro che hanno voluto collegarsi questa sera per questo webinar. Questo webinar tratterà di questo metodo, che è un metodo semplice, tutto sommato, nato sul campo, e per trattare di questo è necessaria un preambolo che per alcuni potrebbe essere superfluo perché sono già trader fatti, e invece per altri è indispensabile. La formula che sfrutta questo metodo si basa in effetti proprio sulla psicologia, non tanto sulla matematica pura, ma sulla metodologia. Comunque andiamo a vedere questa presentazione. Vi prego di postare le vostre eventuali domande e prego Maurizio di eventualmente passarmele verso metà della presentazione in modo che io possa rispondere a tutti coloro che vogliono porre qualche domanda. Assolutamente sì. Bene, ti ringrazio, cominciamo quindi. Questa è un'introduzione, come ho detto, al corso di trading tecnico pratico. È tecnico pratico perché non andremo a vedere formule magiche, cose strane, ma questo è un metodo che vive sui movimenti del mercato. È importante puntualizzare, però, prima di partire, che cosa intendiamo per trading online, perché questa è l'essenza dalla quale è partito questo metodo. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione. Fare trading online per me significa applicarsi con grande impegno e dedizione e con ferrea disciplina in un'attività di scambio online di strumenti finanziari con lo scopo di trarre profitto dalla propria conoscenza. Ecco, quindi il nostro capitale principale è proprio la nostra conoscenza, è quella che ci consente di realizzare dei profitti. Non abbiamo necessità ovviamente di fare alcuna attività fisica, se non quella di stare davanti a un monitor, comodamente a casa nostra, e quindi i risultati che noi possiamo ottenere dipenderanno esclusivamente dalla nostra conoscenza e saranno direttamente correlati al nostro grado di impegno e rispetto delle regole di base che governano questa attività, perché non è un'attività così semplice. Cosa non può e non deve invece significare? Per esempio, è identificarsi, come penso molti di noi all'inizio fanno, hanno fatto,
come uno dei protagonisti di film del genere The Wolf of Wall Street, per esempio, dove si vedono protagonisti fare valanghe di soldi in modo molto facile, più o meno legale, quella è fiction, non è la realtà è un po' diversa. Oppure pensare che sia sufficiente il proprio intuito per poter svolgere questa attività. L'intuito può assisterci qualche volta, in qualche occasione, ma la realtà è che bisogna prepararsi per poter affrontare bene questa attività. Oppure convincersi che il denaro possa essere facilmente moltiplicato all'infinito senza impegnarsi. Come dicevo prima, non è giocare alla roulette, non è un gioco. Oppure ancora credere che si possano facilmente e costantemente ottenere percentuali di profitto da capogiro. È invece un'attività piuttosto complicata. Ed è risaputo questo da chiunque abbia provato a fare trading. Come mai? Perché è così complicato fare trading? Semplicemente in quanto l'approccio che noi abbiamo, l'approccio proprio mentale che noi abbiamo a questa attività, avviene in modo errato, sostanzialmente errato. E anche una buona tecnica spesso non basta per risolvere i problemi del trading. Quello che ci serve principalmente è una forte disciplina, perché la disciplina è una delle basi essenziali del trading, e la certezza nei propri mezzi. E qui veniamo al punto essenziale. I propri mezzi che quali sono? I propri mezzi sono la conoscenza, un metodo di training che dobbiamo applicare con costanza e con convincimento, con la certezza, perché è stato testato in tanti anni, che quel metodo, non importa quale sia, ma quel metodo ci permetterà di ottenere i risultati che noi vogliamo ottenere e quindi di fare dei profitti. Allora incominciamo ad analizzare in quale modo noi siamo influenzati. Quali sono gli elementi esterni che ci possono influenzare, che possono cambiare un'idea che noi abbiamo e fare in modo che ci comportiamo in modo diverso da quello in cui dovremmo invece comportarci. Perdonami Francesco, scusa l'interruzione. Solo per rispondere agli ascoltatori, in effetti mi sono dimenticato di dire all'inizio che come sempre il webinar è registrato e può essere riascoltato grazie al link che viene inviato a tutti gli ascoltatori nel giro di qualche ora dopo il webinar, e viene pubblicato sul canale YouTube di Traders, che è facilmente accessibile immediatamente anche grazie al link che viene inviato. Questo per rispondere a tutti coloro che stanno chiedendo se ci sarà la registrazione del webinar. Ecco, ti pregano alcuni ascoltatori, ti pregano di alzare leggermente il tono di voce. Noi da regia abbiamo fatto il possibile, se riesci ad alzarlo un pochettino, forse questi ascoltatori riescono a sentire meglio. Ok, proviamo e ti faccio sapere, va bene? Va bene. Allora, stiamo vedendo, ti ringrazio della precisazione che è utile a chi ci ascolta. Allora, stiamo vedendo che i colori influenzano le nostre decisioni. La cromoterapia è una cosa ormai nota, conosciuta, che ha un grande effetto sulle nostre decisioni. A seconda del colore che noi vediamo in quel momento, il nostro umore può cambiare e le nostre decisioni possono essere diverse. Anche le forme ci influenzano. E qui vediamo una serie di bicchieri da vino con forme diverse. Io sono stemio, ahimè, ma so che ci sono tutte queste forme. Perché ci sono? Perché si vuole portare al massimo godimento quando si gusta questa bevanda. Non solo, ma anche i sommelier hanno delle regole ben precise, come potete vedere a destra, per il riempimento dei calici e per dare il massimo del godimento a chi gusta il vino. Quindi abbiamo due forme di influenza, il colore e la forma che noi stiamo osservando. Questi due elementi
possono produrre in noi delle reazioni diverse da quelle che noi vorremmo inizialmente. E allora la domanda che viene spontanea è: perché visualizziamo i grafici in questo modo, con delle candele che hanno delle shadow, si chiamano, ovvero delle ombre, in alto oppure in basso, che hanno un corpo che è colorato, ed è colorato di verde o di rosso, o anche di altri colori, perché ognuno di noi può scegliere i colori che preferisce, ma comunque sono colorate, e quindi ogni candela, scusate, che passa, che noi vediamo passare, che è colorata e ha una forma, ci rende una determinata influenza che invece noi, per quanto riguarda la metodologia della Forex, non dobbiamo seguire, non dovremmo avere. Questo metodo ci insegna a essere il più obiettivi possibile. Quindi noi dovremmo guardare dei grafici in questo modo, con lo sfondo nero o con lo sfondo bianco, a seconda del colore che ognuno di noi preferisce per i suoi occhi, ma comunque con delle linee che siano barre, per esempio, e non candele. Perché? Perché la barra dello stesso colore, come vedete nell'esempio attuale, sono tutte barre verdi, quindi che vadano in su, che vadano in giù, che siano positive, che siano negative, non cambia il colore della barra. E questo perché in questo modo noi siamo in grado molto meglio di percepire qual è il movimento senza l'influenza dei colori, nemmeno delle forme. Operativamente poi bisogna dire che ci sono moltissime tecniche per fare trading. E quale è la più giusta? Acquistare le rotture rialziste, come alcuni sostengono, oppure vendere le rotture ribassiste come altri ribattono? In realtà la verità è che tanti metodi possono essere profittevoli. Anche quelli più semplici potrebbero essere profittevoli, ma dovrebbero essere seguiti con costanza e disciplina. E allora c'è da chiedersi perché è così difficile in realtà poi eseguire con regolarità e nel lungo periodo operazioni che ci permettano di accumulare un buon guadagno. Voi sapete che attualmente è obbligatorio per tutti i broker posizionare in un avviso, che un disclaimer, che dia notizia di qual è la probabilità di perdita alla quale si va incontro nell'effettuare questa attività, appunto il trading online. E come potete vedere qui, io li ho presi dai siti web di alcuni broker, e come potete vedere le percentuali di perdita sono altissime. Tra le altre cose, consideriamo che il calcolo che il broker può fare è per difetto, quindi le percentuali che noi vediamo sono molto alte, sono già molto alte, ma non restituiscono la realtà effettiva. La realtà effettiva parla di percentuali superiori all'85%, quindi ancora più alte di quelle che noi possiamo leggere in questa slide, dove già vediamo 72 come dichiarato, 76,9, 79%, 78,58%, quindi perdite veramente massicce, insomma, la maggioranza, la stragrande maggioranza di chi fa trading online purtroppo va incontro a perdite. Bisogna aggiungere anche un'altra cosa, che nel conteggio dei positivi vengono inseriti coloro che fanno 3 operazioni positive con 10-15 pips di guadagno o 10-20-30 punti di guadagno e poi ne fanno magari una dove ne perdono 200. Quello è positivo per la statistica, perché ne ha fatte 3 positive e una negativa. Quindi, attenzione, la realtà è superiore purtroppo alle percentuali che noi possiamo leggere negli avvisi dei broker. Per di più, dobbiamo chiederci cosa induce un broker a essere così generoso con noi trader. I broker sono aziende che si occupano di finanza e come tale devono ovviamente produrre profitti, devono guadagnare. Un broker che non producesse profitti sarebbe costretto a chiudere i battenti in poco tempo. Anche
a causa degli alti costi di gestione ai quali vanno incontro. E tutti noi siamo ovviamente consapevoli di tutto ciò, ma nonostante questo ci convinciamo costantemente che un broker sia disponibile a prestarci 100, 200 o 300 volte il nostro capitale. Questo è il trading in leva. Noi otteniamo un prestito dal broker, il broker ci presta dei soldi che noi non abbiamo sul conto per poter operare, con il principale scopo, tra le altre cose, di farci guadagnare, accontentandosi allo stesso tempo di ottenere in cambio una contenuta differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, il famoso spread. È credibile tutto ciò? Secondo me è poco credibile. Avete mai provato a chiedere alla vostra banca un prestito? La vostra banca non solo vi concederà un prestito a condizione che siate affidabili, che siate persone credibili e che prestiate adeguate garanzie, ma oltre a questo limiterà l'importo ad una frazione della vostra garanzia, ovviamente. E questo in quanto deve fare profitti per poter sopravvivere, proprio come un broker. Solo che il broker, a differenza della banca, è disposto a prestarci somme da capogiro, percentuali da capogiro rispetto al nostro capitale. Se noi vogliamo aprire un'operazione da mini-lotto, per intenderci, che vale 10.000 dollari, ci bastano in leva 101 100 dollari. Proviamo ad andare a chiedere alla nostra banca un prestito di 10.000 dollari e verifichiamo quali sono le garanzie che noi dovremmo prestare alla nostra banca. E a questo punto è chiaro, non si capisce perché invece il broker sia così generoso. O meglio, si capisce molto bene. Si capisce molto bene perché il broker fa da market maker molto spesso, ovvero si pone fra il mercato e noi. E quindi noi operiamo contro il loro desk, il desk del broker, che a questo punto diventa la nostra controparte, non è più il mercato la nostra controparte, ma il broker stesso, che quindi guadagna o perde quello che noi perdiamo o guadagniamo. E quindi piuttosto evidente come il nostro approccio principale al trading sia difettoso, fondamentalmente errato, e questo per più di una ragione. Le ragioni più semplici, più evidenti, sono il concetto di trading come scommessa. Noi ci avviciniamo quasi sempre a questa attività pensando di poter guadagnare in modo poco faticoso, facile. Che questo, ci immaginiamo questo sia un gioco o poco più. Infatti la dizione corrente è quella di giocare in borsa. Non si dice investire, ma si dice giocare in borsa nel linguaggio comune di tutti i giorni. Oltre a questo c'è una convinzione che ci si possa arricchire facilmente e velocemente, perché i film fanno scuola per questa convinzione. Credere inoltre che un qualsiasi broker sia disposto a prestarci soldi solo per il nostro successo finanziario. Come abbiamo visto fino a questo punto, in realtà tutto questo è fasullo, non funziona così. Ma noi ne siamo convinti quando ci approcciamo al trading. E questo ci provoca poi seri problemi nella nostra operatività. Quindi poniamo il primo mattoncino di questo del corso della Forex che poi andremo a vedere. Iniziare a comprendere ciò, che tutto ciò è fasullo, non è reale, come primo passo verso la propria formazione, è di importanza fondamentale. Perché se non ci togliamo di dosso queste convinzioni, approcciamo l'operatività dove andremo a rischiare i nostri soldi, attenzione, in modo superficiale, con delle convinzioni sbagliate, dei presupposti errati. Quindi questo è il primo passo che dobbiamo fare, renderci conto di queste realtà delle quali abbiamo discusso fino adesso. Una volta fatto questo, già il nostro atteggiamento cambierà, già vedremo l'operatività in un modo un po' diverso. Ma all'inizio purtroppo questo è l'approccio e quindi andremo incontro a dei grandi problemi.
E adesso veniamo al dunque. Perché utilizzare Delta Forex? Delta Forex è un metodo di trading. Noi qui proponiamo, io qui propongo, dopo un certo periodo di verifica, a chi vorrà, a chi sarà interessato a formarsi, la frequenza di questo corso che spiega nel dettaglio il metodo e quindi consente al trader di confrontarsi con il mercato in modo totalmente diverso. Quindi le motivazioni sono diverse. E perché utilizzare Delta Forex? Perché questo metodo è nato sul campo, è nato per necessità, per fare profitto, come tutti noi abbiamo questo bisogno. Quindi non è un metodo empirico, non è un metodo teorico, è un metodo molto pratico che è nato sul campo. In questo metodo, che è di una semplicità disarmante, addirittura disarmante, e non richiede alcuna preparazione specifica, tra l'altro. Qui non dobbiamo essere preparati sapendo cos'è uno stocastico, cos'è un CCI, come funziona, perché, per come. No, qui viene fornito un metro, semplicemente un metro molto semplice col quale si opera. Si condensano però in questo metodo anni di studi eseguiti direttamente sul mercato a mercato, con esperienza diretta, personale. La parte teorica, che pure è di grande e fondamentale importanza, perché quello che abbiamo visto fino adesso è di fondamentale importanza, ripeto, dobbiamo scrollarci di dosso alcune credenze che limitano la nostra attenzione e sviano la nostra attenzione da quelli che invece sono gli elementi essenziali, più importanti, di base, sui quali dovremo concentrarci. Si tratta in effetti di un allenamento mentale, per così dire, questa parte, la parte teorica, che motivi noi stessi e ci spieghi quali sono le radici di questo metodo. Vediamolo. Questo metodo è iniziato, come per molti di noi, con lo studio delle medie mobili. Chi non si è approcciato all'inizio alle medie mobili? Come vediamo in questa slide, le medie mobili sono la base, le cose più semplici, sono l'indicatore più semplice che possiamo utilizzare. La media mobile ci fa vedere sul grafico la rappresentazione del valore medio di un certo numero di barre, periodi, si chiamano così. Quindi una media mobile semplice a due periodi prenderà in considerazione i quattro valori di ogni candela o barra, quindi apertura, chiusura, massimo e minimo, farà la media matematica di questi quattro valori e disegnerà questa media sul grafico. Questa è la base della maggioranza dei trader, la base di partenza della maggioranza dei trader. Questo studio è durato parecchi anni, 3 anni, sono state fatte prove per 3 anni. E i tentativi sono stati veramente innumerevoli. Tutto questo però, alla fine, tuttavia, ha portato ad una semplicissima ma inevitabile conclusione, che è questa. Le medie mobili, per loro natura stessa, si plottano sui grafici sempre in ritardo rispetto ai movimenti del prezzo. Perché? Perché è evidente, se la media si basa sul passato, e prima succede una cosa e poi la media me lo fa vedere. Tuttavia, da questo studio così lungo, durato così a lungo, è scaturita una composizione di due medie mobili particolari che restituiscono un setup praticamente perfetto. Ecco, due medie mobili particolari che sono, qui le vedete su un grafico di euro-dollaro, e funzionano in questo modo, come spesso succede con le medie mobili, all'incrocio di una sull'altra. E la regola è che la media superiore, ovvero quella più alta, quella che fa l'incrocio rialzista, comanda. Quindi alla chiusura della barra, se avrò, come nelle medie dell'estrema della parte sinistra di questo grafico, iniziando dalla prima freccia verde, quella in basso,
vedete che la media verde è leggermente superiore alla media rossa, cioè la incrocia rialzo. Quindi alla chiusura di quella barra si avrà un acquisto che durerà fino alla successiva incrocio delle due medie, che avviene sulla quarta barra visibile qui sul grafico, partendo da sinistra, ovviamente, dove vedete una freccetta rossa che segna una vendita. Quindi questa operazione è stata aperta in basso e è stata chiusa in alto. Qui vedete una serie di operazioni e se analizzate quello che queste due medie mobili evidenziano, scoprite che vendono tutti i massimi e comprano tutti i minimi con una precisione sorprendente, praticamente il santo graal del trading. Chiunque avesse due medie così vincerebbe a mani basse. Perché? Perché danno un segnale perfetto, costantemente, continuamente. E questo però è una cosa praticamente impossibile da ottenere, se non nello storico. Ovviamente a tutti noi piacerebbe poter disporre di un indicatore di questa portata per il nostro trading. Altrettanto ovviamente ciò purtroppo non è possibile. Eppure sui grafici l'abbiamo visto poco fa, all'opera. Perché allora non è utilizzabile? Per il semplice particolare che si dispone del segnale completo solo sullo storico e non sul grafico del momento attuale. Manca il segnale solo sull'ultima barra, ma manca. Quindi non abbiamo il segnale sulla barra attuale. Poi, se riusciamo a fare una sosta, io vedrò di risettare i grafici che purtroppo mi sono spariti in questo momento, per farvi vedere come sui grafici a settimana, a giornaliero, a 4 ore, a 1 ora, 10 minuti, queste medie mobili siano... funzionino sempre in modo perfetto. Francesco, guarda, ti chiederò il tuo aiuto, Maurizio, perché purtroppo io ho bisogno di 5 minuti. Ti lascio tutto il tempo per poter settare i tuoi grafici e okay. Siamo proprio curiosi di vederlo, perché ci hai estremamente incuriosito con quelle due medie mobili che io so essere poi all'origine di un metodo di trading che è una strategia vincente di assoluta eccellenza, quindi siamo doppiamente curiosi. Ma mentre tu prepari i tuoi grafici, io sottolineo ancora al nostro pubblico che è nata una grande collaborazione di Francesco Lamanna con l'Istituto Svizzero della Borsa, che come sempre promuove attraverso Traders Magazine Italia i propri servizi. In questo caso parliamo di EpiFib. Il servizio è in offerta da questo momento fino al 29 gennaio al prezzo di 597 euro anziché 797. Potete prendere l'abbonamento a 12 mesi di EpiFib, abbonamento interamente condotto sui segnali prodotti da Francesco Lamanna. Direi che Francesco, per molti di voi, a mio avviso, già non ha bisogno di presentazione per il prestigio del suo nome, e noi qui alla redazione di Traders siamo assolutamente onorati di averlo fra i nostri alleati, fra gli autori che possono dare ulteriore prestigio alla nostra rivista e grande soddisfazione al nostro pubblico, che questo è quello che è alla fine il nostro obiettivo. È un'offerta, come al solito, 6x12 più 100, ovvero pagate soltanto 6 mesi del servizio più 100 euro per avere 12 mesi di servizio EpiFib. Ma vi dico di più, per chi vuole utilizzare EpiFib o per chi vuole prima vedere il metodo in azione, apriremo dal lunedì prossimo, quindi da lunedì prossimo 28 gennaio, apriremo un canale di formazione che si chiama EpiBorsa, in pieno collegamento con EpiFib. EpiBorsa illustrerà in diretta sul canale Telegram a tutti coloro che sottoscriveranno
un abbonamento che è appena di 49 euro, perché il prezzo sarà di 197 quando l'abbonamento sarà a regime, utilizzatelo fin da oggi, l'offerta speciale a 49 euro, che vi permette di accedere per un mese al canale di formazione di Happy Borsa, dove Francesco Lavanna giorno per giorno fa vedere la propria operatività. E Happy Borsa perché Francesco non trada sul FIB, trada molte altre cose. Avete intuito dal Veda Forex, dal nome del suo metodo, che c'è molta operatività su diversi strumenti, quindi su CFD, su Forex e su tanti altri strumenti operativi. Perché il metodo di Francesco Lavanna è un metodo universale, è un metodo multi time frame e multimercato. Questo significa che è applicabile sostanzialmente a tutte le condizioni di mercato. Ricordate che per essere validati dall'Istituto Svizzero della Borsa è un processo che è tutt'altro che semplice. Io stesso dico che abbiamo prodotto alle volte un mostro quando vedo la procedura di validazione, ma qui ci troviamo di fronte veramente ad un grandissimo professionista che mette a disposizione la propria professionalità attraverso i nostri canali, e questo ci rende felici di poter potenzialmente creare grande soddisfazione al nostro pubblico. Vi dico anche che nella conclusione del webinar, per favore quindi state collegati con noi, ci sarà un'offerta specialissima, ripeto, per tutti coloro che saranno particolarmente veloci a mandarci il nostro consueto SMS o WhatsApp al numero che trovate in sovraimpressione. Potete inviarlo fin da adesso se volete, 320-8756-444, è una promo personalizzata per accedere ai servizi di cui abbiamo parlato, quindi al servizio APFIB oppure all'Happy Borsa, cioè al servizio, al canale Telegram che verrà attivato dal 28 gennaio in avanti per assistere in diretta all'operatività di Francesco Lavanna. Bene, la promo personalizzata parte da questo momento, ma nella conclusione del webinar ci sarà una promozione specialissima, quindi state collegate, state connessi con noi, perché potete usufruire veramente di una occasione formidabile. Se sei d'accordo, Francesco, ti ripasso la linea, se sei pronto. Sì. Perfetto, rispondi pure con la conferma. Perfetto, vediamo un bel grafico dell'euro dollaro. Prego. Vediamo un grafico settimanale. Sì, vediamo un grafico settimanale. Questo per farvi vedere come quelle strade. Prendiamo un punto qualsiasi del grafico, giusto per capire come queste due medie mobili siano assolutamente incredibili. Anche qui vedete, ecco, in questa zona abbiamo un segnale rialzista, quindi noi alla chiusura della barra avremmo fatto un acquisto. Qui, la barra successiva, abbiamo un ulteriore incrocio, questa volta rialzista con la rossa, quindi avremmo chiuso l'acquisto e fatto una vendita. Quindi da qui adesso vediamo i livelli, sono 1.0938, 1.1270, noi avremmo chiuso l'operazione di acquisto con un ottimo guadagno, come potete capire, e avremmo fatto avremmo aperto un'operazione di vendita. L'operazione di vendita sulla barra successiva si sarebbe nuovamente chiusa per fare un nuovo acquisto, perché abbiamo un nuovo incrocio rialzista. Quindi avremmo chiuso la vendita da 1.1272 a 1.1106, dove avremmo poi comprato nuovamente, e dove avremmo chiuso l'operazione al successivo incrocio rialzista della rossa sulla verde. Eccolo qui, lo vedete qui, qui avremmo chiuso l'acquisto e fatto una vendita. Ora, in queste poche operazioni c'è un utile che è semplicemente incredibile. Ed è facile capire, insomma, qui un acquisto fatto a 1.1106 si chiude a 1.18, quindi era una stratosferica, siamo sul settimanale. Ma vogliamo vedere il giornaliero?
è semplicissimo. Anche qui possiamo prendere un momento qualsiasi. Io vorrei che qualcuno mi dicesse dove posizionarmi, ma ha importanza, nel senso che possiamo vedere questi due mesi in qualsiasi periodo. Funzionano sempre così. Scusa, anche qui, come potete vedere, Francesco, funzionano. Francesco, scusami, quello che ci stai illustrando di fatto è un metodo che usa in continuazione stop e reverse. Sì, stop e reverse, esatto. Ok, perfetto. Si chiude un'operazione, chiude l'operazione precedente perfetto. E si apre quella opposta segnalata dalle medie. Quindi noi qui vediamo un acquisto, qui vediamo una vendita che chiude l'acquisto precedente e una vendita. Quindi se io ho acquistato uno qui, venderò due qui, poi comprerò due qui, dove c'è di nuovo, e così via. Sei sempre a mercato in base a queste due medie. E vedete che anche sul giornale corrispondenza perfetta dei movimenti. Vendiamo sempre i massimi e compriamo sempre i minimi. Vogliamo vederlo su 4 ore? Perché io non mi stancherei mai di guardare all'opera queste due medie mobili. Prendo io una posizione qualsiasi. Posso solo dire perché quando le ho viste, le ho trovate, ho perso il sonno per qualche giorno, perché non riuscivo a capacitarmi di una precisione del genere. E dopo aver tanto sofferto, voglio dire, perché fare trading, come tutti voi sapete, è molto complicato. Trovare queste medie mi ha aperto un nuovo mondo. Perché? Non tanto perché si possono utilizzare, come possiamo vedere adesso, il problema è nel momento attuale, perché se lo storico è nel momento, cioè oggi, ci manca l'ultima barra. Eccolo qui il problema. Manca, come vedete, il segnale sull'ultima barra. Questo è un 4 ore. Ma se noi andiamo a vedere il settimanale, e ci posizioniamo, l'ultimo segnale fornito sull'euro-dollaro era uno short, eccolo qui, che è ancora aperto tra l'altro, uno short alla chiusura di questa barra che era 1,1468. Siamo oggi a 1,1368 e il segnale sul settimanale non è ancora invertito. Vediamo il giornaliero cosa ha fatto nel contempo, eccolo qua, andiamo per. Negli ultimi 2 giorni abbiamo un segnale invece rialzista, eccolo qui. Compra a 1,1362. Vedete? Manca sempre l'ultima barra, cioè la barra attuale non ha la media verde, quindi abbiamo solo la media rossa. Questo è il problema irrisolvibile, almeno in apparenza, ma ci stiamo lavorando, perché non si può mollare così facilmente una cosa di questo genere. E probabilmente ci sono diversi programmatori all'opera. E vediamo se riusciamo a trovare una soluzione. Vediamo in 4 ore. In 4 ore è partito, vedete, no, abbiamo un acquisto su questa barra da 13,53. Non ha ancora invertito. Qui ha fatto un tentativo, ma è rimasto più alto. E qui siamo ancora long. Vediamo la barra successiva delle prossime 4 ore cosa dirà. Avremo il segnale sempre in ritardo di una barra, questo è il problema. Per cui, ecco, se tu mi togli adesso dall'impatto di dover, mi fai una pausa, Maurizio, per favore, io ritorno sulla presentazione, tornerei sulla presentazione. Ci tenevo a far vedere questa cosa per poter andare avanti nella presentazione. Ma noi effettivamente eravamo estremamente curiosi di vederlo applicato direttamente, quindi puoi tranquillamente lavorare sul tuo schermo mentre rivisualizzo di nuovo il numero di telefono a cui i nostri ascoltatori possono mandare WhatsApp o SMS per ottenere la promo personalizzata. Vi ricordo che Perfetto. stiamo parlando di un canale Telegram dove potete vedere l'operatività in diretta di Francesco Lamanna giorno per giorno. E prendere quindi dimestichezza anche con il
i rudimenti del metodo e poter usufruire direttamente del servizio EpiFib per tradare il FIB, il FUZI MIB, in qualsiasi forma CFD, future o mini future, a seconda di quello che gradite meglio, con il metodo di Francesco Lamanna. Vorrei anche precisare, e poi Francesco adesso lo preciserai anche tu mentre ti sto restituendo il video, che quello che abbiamo illustrato è appena il, per così dire, l'origine giusto del metodo. Sì, io tengo a far vedere tutto l'inizio, perché è basilare, è essenziale capire da dove proviene questo metodo. Ripeto, qua non parliamo di pattern e cose strane, qua parliamo di verifica sul campo dei movimenti in base alla psicologia dell'essere umano. Perché abbiamo parlato prima delle cose di cui abbiamo parlato? Appunto perché si parla di psicologia. In realtà il trading costituisce una grande sfida nei confronti di noi stessi. Questa è la vera, il vero problema. Quindi, perché vi ho fatto vedere quelle due medie? Quelle due medie sono state lo stimolo dal quale è partito poi tutto lo studio successivo, che mi ha costretto a fare molti passi indietro. Ed ecco, faccio con i miei studenti, con coloro che poi frequentano il corso, ovvero, guarda, vedi, questa è la partenza. Questo perché? Perché faccio vedere questa cosa? Semplicemente perché bisogna capire che se questo è vero, ed è vero perché l'abbiamo visto in diretta sui grafici, è vero che per semplice deduzione queste due medie mobili stanno a dimostrare che un metodo corretto esiste per affrontare il trading. Quindi il dubbio, che a me, come a molti di voi immagino, è balenato per la mente in alcuni momenti difficili, è chiarito. Queste due medie mobili chiariscono senza ombra di dubbio il fatto che un metodo esiste. Scoprire quale sia questo metodo è stato tutto quello che è venuto dopo. Ma la base è questa. Quindi la cosa fantasmagorica, ma la grande fatica, l'applicazione, il doversi applicare giorno dopo giorno per capire perché funzionavano solo quelle due medie. Perché provate, mettetene finché volete di medie, ma poi alla fine, se volete quelle perfette, che poi si vedono durante il corso quali sono queste medie, io le facciamo insieme durante il corso, le costruiamo insieme e le studiamo insieme. Bisogna però fare dei passi indietro. Lì abbiamo la dimostrazione che un metodo esiste. Adesso dobbiamo scoprire perché. E ovviamente ci è avuto qualche annetto, insomma. Però successivamente alle medie appena viste è seguito poi lo studio dei rettangoli, che non tutti conoscono, ma che è un metodo che si vede anche quello durante il corso, che è un metodo trend following, quindi segue il trend, che produce buoni risultati, che è grafico, puramente grafico, ma che è stato poi decisamente affinato sfociando nel metodo Vera Forex definitivo. Le domande che ovviamente sorgono spontanee a questo punto sono: che esperienza serve per utilizzare il metodo Vera Forex? Posso tranquillamente affermare che non serve alcuna esperienza pregressa, non bisogna sapere il perché e il per come, basta essere in grado di plottare il metro che viene dato durante il metodo sul grafico. Non solo, ma io qui faccio un inciso che è importante e che non c'è nella presentazione, che è questo: nella storia di insegnamento di questo metodo ho visto che alcuni inizialmente entusiasti, finito il corso, è ovvio che sia così perché si vedono delle cose effettivamente molto interessanti e reali soprattutto, e poi però si tende a defilarsi,
Perché? Perché non è semplice mantenere la disciplina, non è semplice mantenere una visione limpida, e questo mi ha portato a pensare di offrire il corso insieme a un'assistenza post corso che accompagni chi si avvicina a questo metodo anche nella fase successiva. E questo è molto importante perché si rimane in costante contatto, ci si può confrontare costantemente sui più diversi strumenti finanziari e quindi si rimane sempre sul pezzo, come si suol dire. Si rimane sempre con una visione limpida del mercato. Questo è quello che il metodo Veda Forex ci può dare come prima cosa. Come prima cosa ci insegna a eliminare le perdite, che sono quelle che più ci fanno imbestialire, perché sembra fatto apposta. Tutte le volte che si va long il mercato scende, tutte le volte che si va short il mercato sale. Quindi innanzitutto si impara a non fare le perdite, anche perché si vede dove si sta sbagliando, il metodo ce lo fa vedere, e rimanere in contatto con chi ha creato un metodo è sempre un grande vantaggio, perché io mi ricordo di aver scambiato alcune battute con Bollinger, e Bollinger diceva tutti ritengono che durante un rally, quando il prezzo tocca la media superiore, ci debba essere un ritracciamento verso la media mediana. Sapete che è costruito come un budello, composto da due medie, un'alta, una bassa, e poi ce n'è una mediana. Ecco, io chiesi, mi ricordo che chiesi a Bollinger perché, da che cosa deriva questa istruzione. Bene, no? Diciamo, guarda, che io non ho mai detto questa cosa. Questa cosa si dice, tanti la sostengono, ma non è quello che sostengo io. Questo lo dico perché? Perché significa che spesso l'ideatore di un metodo ha le idee molto chiare, ovviamente, ma non riesce a trasferirle al grande pubblico in modo corretto, oppure le trasferisce, ma poi per voci di corridoio, per partito preso, per un sacco di motivi, queste indicazioni vanno dimenticate. Quindi rimanere in contatto con chi ha fatto un metodo, chi ha ideato un metodo, è sempre un grande vantaggio. Tra le altre cose, le testimonianze di chi ha fatto, studiato il metodo Veda Forex, vanno tutte in questa direzione. Quanto tempo serve per impararlo? Mediamente 3 sedute sono sufficienti, ma anche 2 a volte, soprattutto per chi ha un minimo di pratica col trading. Questo vuol dire che sa aprire un grafico e sa posizionare un qualsiasi indicatore. Questa è la pratica che serve. Quanto tempo serve per impararlo? Pochissimo, 2 o 3 sedute. Io normalmente faccio dei corsi serali, per cui ma da adesso in poi faremo anche quelli giornalieri, per cui bastano insomma 2 o 3 sedute per acquisire le basi del metodo, poi riuscire a sfruttarlo in modo completo richiede una maturazione, ma soprattutto perché è la nostra psicologia che gioca contro di noi, e questo lo si vede proprio durante tutte le spiegazioni che vengono rilasciate durante il corso. Che risultati ci si può ottenere in percentuali di profitto annuo? Questa è una domanda, è un topic, è veramente la cosa che tutti vogliono sapere. Bisogna chiarire subito un concetto. Il profitto che si può ottenere da qualsiasi metodo, non da questo, ma da tutti i metodi esistenti al mondo, è direttamente proporzionale alla percentuale di rischio che io sono disposto a correre. Perché è una fantasia pensare di operare con leva in parità, quindi 1-1, e fare il 300% annuo. Non è matematicamente possibile. Quindi incominciamo a fare pulizia di tutte le fandonie che spesso si sentono, perché non si parla mai di questo. Si dice, io ho un metodo che dà il 200%, 300%, 1000% all'anno di profitto. Va bene, ma mi devi spiegare
che percentuale di rischio hai corso e che drawdown hai subito. Perché, attenzione, se io faccio un'operazione che mi fa perdere l'80% del mio capitale e poi, siccome non la chiudo, dopo 2 anni va in guadagno, e vabbè, quella posso definire un'operazione in guadagno, ma è veramente un'operazione in guadagno? A mio avviso no. Il drawdown deve essere sempre molto contenuto se io faccio trading, perché altrimenti non posso fare diverse operazioni, ne posso fare una ogni qualvolta mi vada bene, e ripeto, vada bene, perché operare a casaccio è la cosa che quasi tutti fanno, purtroppo. Sta andando su, io compro, sta andando giù, io vendo. Se avete osservato quel grafico di prima, dove io vi facevo vedere le medie mobili, avrete visto, anche se non tutti l'avranno notato, che tutti gli acquisti erano su barre rosse e tutte le vendite erano su barre verdi. Quindi, quando sento dire non si deve mai prendere un pugnale che cade al volo, mi viene da sorridere, perché se si vuole fare profitto, si comprano i down, si comprano le discese, non si comprano le salite. Si comprano le salite esponendosi a un rischio maggiore. Ecco un'altra cosa che va, un altro concetto del quale bisogna fare piazza pulita. Non è vero che non si compra sulle discese. Le due medie immobili che abbiamo visto prima, che sono la perfezione, fanno esattamente quello. Comprano gli affondi e vendono i rally. Ecco. E quindi i concetti di base che qualsiasi trader va ad assorbire all'inizio della sua formazione, fatta generalmente su testi online, su testi scritti, come si vuole, è purtroppo afflitta da una serie di luoghi comuni che non rendono giustizia al trading. Quindi il trading è una cosa un po' diversa, va affrontata con un metodo che viva sulla realtà, che viva sui movimenti di mercato. Questo è un grafico del rendimento reale, non ipotetico, reale, che nel 2018 ha prodotto il metodo della Forex. Come vedete, qui abbiamo 3 linee che sono estremamente diverse. E sotto abbiamo la spiegazione del perché sono così diverse. Perché, come dicevo prima, se io voglio operare con leva 1 a 1, ovvero ho 10.000 euro sul mio conto e opero su un mini lotto che vale 10.000 appunto euro di valore nominale, quindi leva 1 a 1, e ho un PIP che vale $1, perché quello è un euro, scusate, quello è il valore leva 1 a 1. 10.000 ne ho sul conto, 10.000 è il valore dell'operazione che apro, il valore del PIP su quell'operazione è 1 euro. Avrò un determinato tipo di rendita, nonostante la validità di un metodo, non posso ottenere percentuali alte di guadagno. Se però mi porto su leve più alte, ed ecco perché esiste la leva in finanza, perché a tutto c'è un motivo, per tutto c'è una ragione. Ecco perché la leva in finanza e non in altre attività umane, la leva finanziaria. La leva finanziaria ci consente di sfruttare i piccoli movimenti per ottenere risultati molto rilevanti in percentuale sul nostro capitale posseduto. Quindi qua possiamo vedere che da un valore 10 di inizio ipotetico, quindi 10.000 euro iniziali, o 1.000 euro o 10 euro, non ha importanza. Qui andiamo in percentuale, noi vediamo che la linea blu, che è quella che rappresenta l'operatività con leva 1 a 1, che è quella della quale ho parlato poco fa, ci porta a un valore di 15 più o meno, poco più su, 17, non lo so adesso precisamente, qua non c'è la numerazione, ma è poco sotto il 20. Diversamente,
La leva 31, che è quella che oggi tutti i broker regolati in Europa possono offrire come leva massima, è molto più alta. Perché? Perché va intorno ai 70, quindi da un valore di 10 va a 70 nel giro di un anno. Vuol dire moltiplicare il proprio capitale 7 volte. Qui il rischio, ovviamente, è molto più alto di quello leva 1 a 1, ma anche il rendimento è molto più alto. Quindi il rapporto fra capitale impiegato, livello di rischio corso e profitto ottenuto è un'equazione fissa che non si può cambiare. Se qualcuno vi racconta che con poco si può fare i miracoli, vi racconta delle storielle, vi racconta delle bugie e non dovete dare credito. Dovete invece comprendere che tutto è proporzionato. Se io possiedo $1000 sul conto, santo cielo, non posso pensare di andare a fine anno con $100.000, perché se lo faccio ho aperto un'operazione, me la sono dimenticata e per puro caso il mercato ha avuto un rally pazzesco e io a fine anno scopro, mi ricordo che ho ancora aperta quell'operazione, vado a vederla e scopro che con una leva 101 ho guadagnato 100 volte i miei soldi. Ma, ripeto, è come vincere la lotteria. Quindi non è fare trading, è un'altra cosa. Fare trading invece è valutare il livello di rischio che si corre, sapere che è un'attività a rischio, quindi si possono perdere i soldi, sapere che un metodo come il Beta Forex serve principalmente, attenzione, principalmente a proteggere il proprio capitale e poi a guadagnare, ma è una conquista il guadagno. La prima cosa che il metodo ci garantisce invece è la protezione del capitale. E guardate che questa è una cosa importantissima. Questo è quello che io posso dire nella presentazione. Ovviamente poi chi deciderà di frequentare prima il canale Telegram, dove vedrà in concreto qual è l'operatività del canale. Cioè, vedere per credere, ed è giusto che sia così, e allora vi aspetto tutti sul canale Telegram, che ha un costo veramente molto popolare, direi, correggimi Maurizio se sbaglio, ma non credo. Assolutamente, assolutamente. L'abbiamo voluto fare così proprio per fare accaparrare l'interesse del maggior numero possibile di persone del pubblico. Noi vogliamo fare del bene al nostro pubblico. Questo è... Esatto. Io ci tengo a coloro che utilizzano questo metodo, che decidono di investire qualche lira, qualche euro per studiare questo metodo, perché una volta acquisito vi garantisco che io lo vedo dai miei ex studenti, insomma coloro che attualmente lo utilizzano, non riescono più a utilizzare altro e non gli interessa nemmeno guardare altro, gli basta questo, perché questo sanno che gli garantisce la tranquillità nell'operatività. Quindi, il canale che verrà creato da Traders per noi, e io ringrazio pubblicamente a Maurizio di questo suo impegno, in questo canale, nel quale io pubblicherò di persona a mercati aperti e in tempo reale dei segnali, si potranno riscontrare di persona, chiunque si iscriverà al canale, potrà riscontrare di persona i risultati ottenibili con il metodo della Forex. Che non sarà un utilizzo spinto del metodo, ma sarà un utilizzo parsimonioso. Sul canale Telegram privato ci saranno questi segnali, in tempo reale, emessi su qualche coppia di valute e sull'indice QCMI che a noi è tanto caro, no? Tra le altre cose, come voi avrete visto in questo periodo, abbiamo una fase di stallo o quasi stallo sulle valute dovuto alle molteplici vicende internazionali e invece abbiamo una volatilità media che si mantiene buona sul prezzo. Quindi questo ci consente di operare anche dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte, come si suol dire, a volte facciamo qualche
qualche valuta. Quando vediamo che il nostro indicatore ci dice guarda che qui è un momento buono, ecco, operiamo lì. Quindi voi potrete vedere questi segnali in tempo reale, ripeto, con l'orario di emissione, con l'ora e il minuto di emissione, scritti, mandati da me, e potrete verificare come funzionano questi segnali, sapendo che vengono emessi esclusivamente in base al metodo Veda Forex. Quindi mi piace ripetere, Veda Forex, tu che mi ascolti, vincete nel trading, perché questo è l'obiettivo finale mio e che spero sia anche vostro, vogliate fare anche vostro. E con questo, Maurizio, io avrei concluso questa presentazione. Grazie Francesco, e giusto in tempo per poter offrire la promo personalizzata, quella che avevo promesso fin dall'inizio. Se mandate un SMS o un WhatsApp al 320-8756-444, il nostro servizio clienti vi fa avere con l'SMS immediatamente un link per poter aderire alla nostra offerta e avere compreso, ripeto, nell'EpiFib. Se vi abbonate a EpiFib avete compreso il canale di formazione di EpiBorsa, quindi non pagate in definitiva il canale di formazione di EpiBorsa, che già oggi è offerto per chi volesse aderire solo al canale di formazione di EpiBorsa a 49 euro anziché 197 euro, ma con EpiFib lo avete gratuitamente per 30 giorni, per un mese. Quindi potete da un lato vedere l'operatività in diretta, così come ci ha descritto Francesco Lamanna sul canale, da un lato avere i segnali di EpiFib direttamente attraverso il vostro abbonamento. È un'offerta imperdibile, questa è la pagina che troverete di EpiFib, ma se mandate un SMS o un WhatsApp a 320-8756-444 riceverete immediatamente il link nell'arco di 60 minuti, di un'ora, per poter aderire subito all'offerta promozionale di abbonamento EpiFib, che vi dà diritto automaticamente per le prime 10 persone, credo di averlo dimenticato di dirlo, per le prime 10 persone che mandano un WhatsApp, un SMS a 320-8756-444, avete la possibilità per 10, ripeto, 10 slot di poter, mi dicono che stanno già arrivando e che ne sono già arrivati alcuni, forse anche parecchi, quindi per favore apprettatevi, 320-8756-444, avete la possibilità di avere EpiFib e il canale Telegram in una sola soluzione integrata, pagando meno di quello che c'è sul sito e avendo il canale Telegram compreso. Ricordo che questo significa avere l'operatività completa, visibile, e quindi una grande occasione didattica per imparare il metodo di Francesco Lamanna, e da un altro lato il servizio che vi permette da subito di poter seguire le operazioni sul FIB, sul FuzzyMIB, con qualsiasi strumento desideriate. Sono arrivate anche in email delle domande sulle piattaforme, ma la piattaforma che utilizzate è assolutamente indifferente. Dico bene, Francesco, non è necessario avere necessariamente la tua? Allora, io chiarisco a questo proposito. Io utilizzo la piattaforma di grafici Pro Real Time. Questo perché nel tempo ho trovato che fosse la più affidabile, quella che, con la quale io mi sono trovato meglio. Ed è quella che utilizziamo anche per l'insegnamento, che utilizzo anche per l'insegnamento del metodo. Quindi il Veda Forex, l'indicatore che io preparo, viene rilasciato proprio per poter essere utilizzato su quella piattaforma, ma non solo su quella, su qualsiasi altra piattaforma. Quindi i valori ai quali io faccio riferimento per i miei segnali sono quelli visibili e controllabili su Pro Real Time, sui grafici Pro Real Time, che tuttavia sono i valori di mercato ufficiali, quindi qualsiasi altro broker, con magari piccolissime differenze, è utilizzabile qualsiasi piattaforma. La cosa importante è verificare che strumento si sta operando, si sta utilizzando, perché alcuni broker danno lo strumento
funzioni come originale. Altre danno un CFD, che può essere sul FTSE come indice oppure come contratto future. Quindi diciamo che bisogna che ognuno verifichi quale differenza c'è rispetto ai valori che io posiziono sui miei segnali, che comunque non cambiano, nel senso, se io do un segnale, facciamo un'ipotesi concreta. FTSE Mid Long al 19.520. In quel momento il contratto future, perché io utilizzo, ripeto, l'indice, se il contratto future batte 19.500, posso acquistare allo stesso modo, perché si muovono di concerto. Quindi, se io segnalo 520 l'acquisto e in quel momento il contratto future passa a 500, lo posso comprare a 500. Perché? Perché io avrò dato un target, per esempio, in acquisto uscita 600, chi avrà comprato il future uscirà a 590, cioè con la stessa differenza che avrà registrato nell'acquisto. Ma il movimento avviene di pari passo sia sull'indice che sul contratto future, ecco. Nel 95% dei casi. Quindi chiunque di voi può utilizzare la sua di piattaforma, non ha problemi di questo genere, purché controlli se c'è questa piccola differenza. Ok, perfetto. Senti, Io voglio ringraziare, sì, no, rimango a disposizione se ci sono altre domande, no, chiaramente. e soprattutto sull'operatività, ovviamente sono arrivate moltissime domande e io anzi prego chi non avrà risposta all'interno del webinar, mandi comunque un SMS o un WhatsApp, perché il nostro servizio clienti sicuramente sarà a disposizione per rispondere, per fornire dettagli di tutti i tipi. Volevo chiederti, Francesco, l'operatività è, diciamo, quella che tu prediligi, che tu preferisci, è quella intraday o è quella daily o addirittura weekly, come ci hai illustrato? Allora, la strategia di base parla di settimanale. Ovviamente, siccome i segnali sul settimanale sono pochi, deve passare del tempo, insomma, per intenderci, è chiaro che si integra questa operatività con segnali di più breve periodo. Io definisco brevissimo l'intraday, breve, quello che è intraday o multiday. Medio, quello che richiede almeno una settimana o più, poi lungo e lunghissimo quelli che vanno sul giornaliero e sul settimanale. Quindi io preferisco dare in chat, sul canale Telegram, dei segnali che siano a volte intraday, a volte quelli di un po' più lungo periodo, in modo che chiunque può verificare la funzionalità di questo metodo nelle diverse fasi, perché di questo parlo, fasi del mercato. Ok, senti, nel servizio Happy Fib che cosa prevedi? Io darò nel servizio Happy Fib, quindi parliamo di segnali, giusto? I segnali, sì, esatto. I segnali saranno proprio sezionati per fase. E capisco che magari a qualcuno potrà sembrare strana questa cosa, ma è come funziona il mercato per quanto riguarda della forex. Quindi individuata una fase, su quella fase verrà dato il segnale. Le fasi, ovviamente, come ho detto prima, possono essere fasi di brevissimo periodo, di breve, di medio e di lungo. E i segnali saranno strutturati proprio in questo modo, Ok. con segnali sulla fase di brevissimo se c'è l'opportunità. Perché io i segnali li do solo quando vedo che c'è un'opportunità, diversamente non li do. In ogni caso, quasi tutte le nostre operazioni avvengono su segnali pendenti. Io le do prima che il mercato raggiunga il valore, non lo do al momento stesso in cui il mercato raggiunge il valore, perché capisco che tanti possano non riuscire a eseguire. Quindi preferisco scrivere, attenzione, se il mercato raggiunge questa quotazione, questo prezzo, facciamo questa operazione con questo stop e questo target.
perché ricordo a questo proposito che ogni operazione e ogni segnale serio deve indicare assolutamente tre valori: valore di entrata, valore di uscita in perdita e valore di uscita in guadagno. Questi tre valori sono fondamentali tutti e tre. Non si può dire entra qui e poi vediamo cosa succede. No, deve esserci sempre indicato un valore di entrata, un valore di uscita in guadagno e uno di uscita in perdita. Perché il mercato è imprevedibile, possono succedere tante cose e quindi è giusto che ognuno di noi sappia che cosa sta rischiando. Ripeto, per me è basilare, essenziale, vitale dare un'indicazione prima di tutto per la protezione del proprio capitale, perché evitare le perdite o contenerle al massimo possibile è la mia principale preoccupazione. Del resto un grandissimo diceva: prima imparate a evitare le perdite, poi imparate a guadagnare. Ed è sacrosanto. Assolutamente sacrosanto, Francesco, siamo d'accordo con te. Quindi i segnali non derivano solo da strategia weekly, ma no. Da strategia multi time frame, come tipico. Multi time frame. Perfetto. Sì, e sarà specificato per la fase di medio-lungo, lunghissimo, a seconda della fase che io andrò a analizzare, questo è il segnale. Per la fase di verdissimo, questo è il segnale. Per la fase di medio questo è il segnale. A volte le fasi sono sovrapposte, quindi è necessario specificare su ogni fase, ovviamente c'è un livello di rischio e c'è uno stop e c'è un target, quindi ognuno di noi, anzi i target sono più di uno, ma lo stop è fisso. Per cui io posso tutt'al più decidere di rischiare di prolungare il mio trend perché ha raggiunto il primo target, ma siccome io ne indico due o tre, normalmente tre, posso cercare di desiderare in quel momento, siccome sono particolarmente tranquillo, va particolarmente bene quel tre, di attendere un po' più del solito e vedere se riesco a raggiungere l'ultima parte, l'ultimo target, quello più alto, e diversamente posso accontentarmi di chiudere sul primo target, ma questa è una decisione che spetta a ognuno di noi personalmente. Non, io posso dire di valori. Poi ognuno decide come è meglio per sé, insomma. Perfetto. E dunque, vorrei poi sottolineare, solo chiarire alcuni aspetti. Al 320-8756-444, se voi mandate semplicemente il messaggio con l'ok per la promo o con l'adesione all'offerta, ovviamente ricevete il link, ma potete mandare il messaggio per qualsiasi altra informazione vi occorra, compreso il corso che viene fatto da Francesco Lamanna, che è un corso completo che permette di acquisire totalmente l'autonomia per poter fare trading nel modo che Francesco fa tutti i giorni, ottenendo grandi risultati. Francesco, un dato shot: ogni quante operazioni prende uno stop? Ma la media è di 2 operazioni su 10. Quindi 2 operazioni su 10 con lo stop? Sì, esatto. Okay. Su 10 operazioni, 2 possono prendere lo stop, è nella norma, e 8 vanno invece a target. Poi, ripeto, il target può essere target 1, target 2, target 3. Il primo target è già un buon profitto, anzi un ottimo profitto. Il target 2 è qualche cosina di più, il target 3 è l'estensione, quindi è il profitto massimo dell'operazione. E soprattutto una volta valutato, iscrivendosi alla chat Telegram, al canale, scusate, Telegram, valutato i risultati che si possono ottenere, serve per poter decidere di farsi una formazione, perché ricordo che il fine ultimo è quello di avere una comunità di trader che usano questo metodo sempre maggiore, quindi si entra in un vero e proprio club, il club del Benafort, che all'interno del quale si può confrontare e si può condividere la strategia vedendola insieme a tutti gli altri. Quindi è anche far parte di una comunità. Tra l'altro di una comunità vincente, quindi è una cosa assolutamente positiva. Francesco, con 2 stop loss su 8 ci hai eccitato troppo, no? Quindi dobbiamo chiederti
dobbiamo chiederti il rapporto fra target profit e stop loss, nel senso quando prendiamo uno stop è molto più grande del target profit? No, assolutamente no. Il target, lo stop è proporzionato al primo target ed è proporzionato in modo positivo, ovvero lo stop è inferiore al profitto. Ok. Poi se si raggiunge il secondo target, il profitto è in proporzione maggiore, se si arriva al terzo target, cosa che spesso succede, attenzione, perché io adesso ne parlo in modo volutamente dimesso, ma una volta iniziato questo percorso posso garantirti, Maurizio, che si acquista una confidenza che spinge a essere ottimisti, a volte anche un po' troppo, perché si vede che le cose incominciano a cambiare, insomma. Si cominciano a fare operazioni che hanno un senso logico, che hanno degli obiettivi chiari, che hanno uno stop chiaro, pulito, che è sempre quello, che ci consente di operare in modo più tranquillo, ecco, soprattutto più tranquillo e più consapevole, perché ci si rende conto che il mercato funziona in un determinato modo e che siamo noi a doverci adattare a lui, adattarci sfruttandolo però, quindi facendolo lavorare a nostro favore. E le nostre entrate sono fatte così. Ieri abbiamo fatto, guarda, ti dico, ieri abbiamo fatto un'entrata sulla sterlina dollaro, GBP USD, a 1,2830, che è stata un'entrata chirurgica, e siamo usciti a 1,2280. Sono stati 50 pips di guadagno fatti senza alcun drawdown addirittura. Quindi ecco dov'è il vantaggio di utilizzare un metodo. Non quello di entrare, vedere la posizione, andare in perdita pazzesca e sperare che recuperi. No, non funziona così. Se il mercato scende, noi andiamo in stop, punto, basta. Perché può succedere, ripeto, 2 volte su 10 succede, quindi mettiamolo in conto, perché questa è la normalità del trading. Non si può pensare di fare solo operazioni vincenti, solo operazioni positive. Fa parte di questo operare, di questo mestiere, perché è un vero e proprio mestiere quello del trading. Fa parte del mestiere a prendere qualche stop, perché l'occhio non è sempre perfetto. Il metodo è perfetto, perché il metodo ti fa uscire e ti chiude, e quindi non ci pensi più, quella è un'operazione, è andata male, punto e basta. Ma l'importante è che siano un'assoluta minoranza queste operazioni e che gli stop siano proporzionati alla fase che stiamo trattando. Quindi ci proteggiamo, come mi piace ripetere, soprattutto dalle perdite e poi guadagniamo. Questo è un progredire nella propria attività che aiuta moltissimo ad acquistare confidenza, anche autostima. Insomma, è veramente un bel percorso. Direi che abbiamo risposto a tutte le domande. Per quello che riguarda le informazioni sul corso, invito ancora a mandare un SMS o un WhatsApp a 320-8756 444 chiedendo appunto esplicitamente info corso, informazioni sul corso. Mi dicono adesso che sono arrivate più di 10 adesioni e magari dopo il decimo sarà il servizio clienti a prendere in carico i più ritardatari per fare in modo comunque, sapete che vogliamo che il pubblico sia il più contento possibile, però obiettivamente la regola era quella. E vabbè, per qualsiasi comunque informazione sul corso, sulla modalità di svolgimento, che comunque è online, su tutto quello che occorre, mandate un messaggio a 320-8756 444 specificando qual è il vostro desiderio, che cosa desiderate trattare. In modo particolare, se è corso, mettete info corso in modo da ricevere immediata risposta dal nostro servizio clienti. Per tutti coloro che hanno richiesto il link, lo riceveranno nell'arco dei prossimi 60 minuti. Quanto tempo è dedicato cioè proprio l'ultima domanda che è arrivata ora, dedica al trading giornalmente. Francesco, questa è una delle cose che mi hanno stupito di te, no?
un nostro ascoltatore ha la curiosità di sapere quanto tempo dedichi al trading. Cioè, tu dedichi tanto tempo allo studio perché hai una passione esagerata come tutti noi per la finanza, ma nella realtà al trading dedichi una quota assolutamente marginale del tuo tempo, è corretto? Sì, sì, perché le operazioni, a meno che uno non voglia scatenarsi nell'intraday, ripeto, le operazioni sono effettuate soprattutto con ordini pendenti, ma anche nell'intraday spesso sono fatte con ordini pendenti. Quindi io posiziono i miei ordini e poi faccio altro, studio, ho tantissime attività, tutte inerenti al trading comunque, perché segnali, insegnamento, studio, beh, ce n'è in abbondanza da fare durante la giornata. E quindi il tempo concreto dedicato all'attività di cliccaggio proprio, cioè, non sto lì a fare quello, insomma, ecco, perché non è il modo di fare trading, soprattutto per il motivo che se uno sta davanti al monitor è più facile che sbagli piuttosto che ci prenda, mentre invece l'attività del trader è quella di studiare il mercato. Quella è il suo vero lavoro, studiare il mercato, individuare la fase di mercato corretta, individuare altresì quali sono i punti di entrata e operare con ordini pendenti, metterli in macchina e lasciarli in macchina. Io spesso vedo il risultato la sera, senza curarmene durante il giorno, perché è troppo stressante. C'è a cui, ci sono tante persone a cui piace farlo e va bene, ma io l'ho fatto per tanti anni e onestamente adesso è troppo stressante, sono stare lì davanti a fare queste cose. Per cui preferisco mettere ordini pendenti. Mi toccherà tornare a farlo adesso con il canale Telegram, perché tanti vorranno vedere le cose in diretta e quindi giustamente dovrò fare più, essere più presente. Ma normalmente la mia attività di trading non è basata sulla presenza costante davanti al monitor. Ok, bene Francesco, credo che c'è stata una grande adesione al progetto. Mi dicono la regia che sono assolutamente in difficoltà a gestire sia le chiamate in arrivo, sia le email che sono arrivate, sia le richieste attraverso SMS e WhatsApp. E questo non può che farmi piacere, ovviamente. Ecco, arrivano anche molti che chiedono informazioni sul corso, giustamente. Ecco, specificatelo nell'SMS e nel WhatsApp se volete informazioni sul corso, perché certamente siamo a disposizione per darvi tutte le informazioni che assolutamente di cui avete bisogno e che desiderate. Io credo che con Francesco Lamanna e Traders Magazine Italia, l'Istituto Svizzero della Borsa sta iniziando un percorso che renderà felici molte persone del nostro pubblico. Stiamo parlando di uno dei più grandi professionisti italiani che ha deciso, dopo una parte della sua vita professionale dedicata ad una grande multinazionale qual è investing.com, di dedicarsi interamente alla formazione, di mettere a disposizione il proprio sapere, la propria grande cultura finanziaria a disposizione del pubblico. Nessuno meglio di me, Francesco, riesce a capirti, è un discorso che il nostro pubblico conosce bene, perché io nel 2008 ho sentito la grande necessità di proiettarmi a diffondere la cultura finanziaria che avevo accumulato nei circa 25-26 anni precedenti. Ed è uno stimolo che diventa inevitabile quando si acquisisce quel livello di cultura che si comprende possa fare bene agli altri, distribuirla, diffonderla, significa portare un grande beneficio, e questo grande beneficio è la missione della nostra rivista, di Traders, dell'Istituto Svizzero della Borsa, di tutte le nostre iniziative editoriali. Io ti ringrazio molto della collaborazione, Francesco, grazie di aver partecipato come relatore d'eccezione a questo webinar,
Certamente non mancheranno altre occasioni per il pubblico di fruire di consimili contenuti. Vi ricordo l'offerta 49 euro invece che 197 per il canale di formazione di AP Borsa. Andate sul sito di Traders Cup, cliccate sul banner e immediatamente vi compare la maschera per poter fare la sottoscrizione. Potete invece mandare un SMS al numero che avete visto in sovraimpressione per usufruire dell'offerta Happy Fib insieme con il canale di formazione di Happy Borsa per un mese. Un'offerta imperdibile che vi permette di avere al prezzo più basso possibile Happy Fib con un servizio che ha tutti i presupposti per essere un servizio di grandissima soddisfazione. È stato validato dall'Istituto Svizzero della Borsa e, vi ripeto, è cosa che non avviene certamente per tutti i trader e per tutti i servizi. Grazie ancora, Francesco, della tua partecipazione. Grazie a voi, è stato un vero piacere stare in vostra compagnia stasera. Grazie. Mi auguro che tanti si possano iscrivere al canale di Telegram, perché lì avranno modo di verificare, toccare con mano, insomma, vedere durante il giorno cosa succede e quindi di convincersi di persona di come funziona questo metodo. È la scelta indispensabile per poter verificare esattamente le parole che hanno sentito stasera. Grazie ancora Francesco, grazie a tutto il pubblico. Buona serata. Ricordo al pubblico che saremo di nuovo online con il prossimo webinar il 24 gennaio. Ci sarà Guido Albi Marini, il banner non è ancora visibile sul nostro sito, lo sarà fra un paio d'ore e al posto del banner che indica il webinar di questa sera avremo ospite Guido Albi Marini che come al solito ci illustrerà le strategie di Joe Ross sulle opzioni. Vi ricordo poi il 2 febbraio il grande evento organizzato da Traders Magazine Italia in collaborazione con l'Istituto Svizzero della Borsa alla Università degli Studi di Torino, nell'aula d'onore della SAA, il meeting dei mercati internazionali, un grande evento dove verrà annunciata l'alleanza strategica di TradeStation con Interactive Brokers e con ospiti Luca Giusti, Riccardo Guidi e Giovanni Cuniberti esamineremo tutti i mercati internazionali e le prospettive per il 2019. Un'occasione imperdibile non solo per i torinesi e per i piemontesi, per chi abita vicino a Torino o nella zona di Torino, ma per tutto il pubblico di Traders, perché vale la pena di una scampagnata passeggiata a Torino nel sabato 2 febbraio per assistere ad un grande evento a vocazione internazionale. TradeStation ha messo a disposizione la sua piattaforma per l'analisi dei mercati e annuncerà l'alleanza strategica con Interactive Brokers, che è un evento epocale del mercato del trading a livello internazionale. Ovviamente chi è stato prescelto per questo evento è Traders Magazine Italia, l'Istituto Svizzero della Borsa. Grazie ancora da Maurizio Monti che vi saluta calorosamente dalla redazione. Grazie della vostra partecipazione. Se ci sono domande inevase, mandate un messaggio al 320-8756-444. Sicuramente il nostro servizio clienti si metterà a vostra disposizione per rispondere se non siamo stati in grado di rispondere a tutto. Siamo assolutamente in conclusione, abbiamo debordato abbondantemente il tempo a nostra disposizione, della ragione per cui devo salutarvi e ringraziarvi ancora della vostra partecipazione. Arrivederci, a risentirci al prossimo webinar giovedì sera alle 18.